Io ho iniziato a fare sport da quando ero piccola, avevo 4 anni. La mamma mi ha sempre portato fuori a fare qualcosa perché non stavo mai ferma. Poi ho avuto un incidente, mi sono fatta male, da lì ho perso l'uso delle gambe e quindi ho iniziato a nuotare. Io prima non nuotavo e ho sempre pensato che fosse molto noioso fare avanti e indietro sulla linea blu. E nella vita si cambia. Lo sport mi ha sempre dato quel qualcosa in più, l'adrenalina delle gare, il mettersi in gioco, la soddisfazione di essere riuscita a fare quello che volevi, l'obiettivo che ti eri prefissato. Era una gara con me stessa e un mettersi alla prova e vedere fin dove riesci ad arrivare. Non ti fermi mai, non arrivi mai, ma c'è sempre qualcosa da imparare e quindi è sempre una sfida nuova. Allora, sicuramente credo che un punto di forza sia essere abbastanza testona, testarda, perché se una cosa la voglio, trovo il modo. La cosa più bella a livello sportivo è stata sicuramente la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Non me l'aspettavo, ho alzato lo sguardo, ho visto che ero arrivata terza e lì ho capito. Tutti quelli che nelle finite le gare piangevano e io nelle interviste gli dicevo: ma perché se sei contento piangi? Quel momento lì devo dire che l'ho capito, perché è proprio un lasciarsi andare. Poi io ho la lacrima proprio facile. Tutti mi dicevano prima di andare: l'Olimpiade, te ne accorgerai. Io dicevo: ma sì, ha fatto il mondiale, le persone sono le stesse, cosa vuoi che cambi? Sì, cambia tutto e si respira proprio un'aria diversa, lo senti, è difficile anche da spiegare. Ecco, forse la cosa più bella è avere la possibilità di conoscere veramente tante persone, anche sparse, non dove abito io, in giro per l'Italia, per il mondo, e quindi avere un po' un appoggio ovunque, e è come se fosse sempre casa, e questa credo che sia una cosa bellissima. Non mi sono mai chiesta dove sarei, cosa avrei fatto se non mi fossi fatta male, ma sicuramente un'Olimpiade non avrei avuto mai la possibilità di farla. Prendere la medaglia è una soddisfazione mia per tutta la fatica che hai fatto prima. Vuol dire impegno, vuol dire costanza, che a volte hai dovuto dire no, non posso perché devo andare a fare allenamento. Non è proprio una rinuncia, ma una scelta. Chi ti ha aiutato in questo percorso? La famiglia, chi ti sta intorno? Hanno un ruolo fondamentale perché devono sopportare e supportare la cosa. Poi dopo di solito finisce la gara e mi arrivano tutte: no, ma ti ricordi questo e quell'altro. Prossimo obiettivo sono le Olimpiadi Tokyo 2020. Ormai manca poco. Ciao, sono Giulia e queste sono le mie scarpe, che saranno le tue. Per quanto cammino io, sono nuovissime. Mi raccomando, non fermarti, perché la strada è lunga, va corsa, va percorsa, senza mai fermarsi. Ogni tanto per riposare sì, ma poi bisogna riprendere.